tappata agli inviti del suono. E questa è una polvere grigia che cade sugli occhi dei figli dell'uomo. Fai parte di un gregge che vive ignorando il domani. E corri da un lato e dall'altro ad un cenno di cani. Il mito d'un lupo mai visto t'ha fritto il cervello. E corri perfino se il branco ti porta al macello. E dormi nel centro del fiume che corre alla meta. E niente che possa turbare il tuo sonno di seta. Qualcuno ti grida di aprire i tuoi occhi nebbiosi. Ma tu preferisci annegare in giorni noiosi. Non senti, ti stanno chiamando con voce di tuono. E questa è una polvere grigia che cade sugli occhi dei figli dell'uomo. Sì, questa è una polvere grigia che cade sugli occhi dei figli dell'uomo. Bravissimo. Vogliamo ricordare che il tuo album Sette volte Bertoli parteciperà ad un premio in concorso. Sì, no, beh, allora parteciperà nel senso che ha già partecipato incredibilmente a mia insaputa, nel senso che ho scoperto recentemente praticamente che è stato candidato, ecco, tra le migliori interpretazioni, dove però ci sono insomma dei competitor che hanno niente poco di meno che il nome tipo Massimo Ranieri, Cino Paoli, ho letto Mina, Fiorella Mannoia, quindi le speranze sono poche, però già il fatto di essere entrato in questa diciamo gruppo, ecco, in questa bella squadra mi onora molto e ringrazio insomma i giornalisti che mi hanno scelto. È una bellissima soddisfazione. Veramente sì, anche perché era dal 1988 che un mio album non veniva scelto per il diciamo candidato tra quelli delle targhe Tenco. Sono stato un paio di volte al premio Tenco come ospite, ho fatto delle cose, ma per un album non era più successo. Benissimo, adesso allora cosa ci presenti? Allora, adesso io farò una canzone che non cantavo da tanto tempo, ma che ho ripreso recentemente a cantare, che è praticamente a 25 anni. Perché nel 1989, quando cadde il muro di Berlino, io facevo il cantautore e anche se mi interessavo, diciamo così, in qualche modo di fenomenologia storica, politica, sociale, come dicevo prima, io scrivevo comunque delle canzoni che erano sempre rivolte all'uomo, all'essere umano. E una delle cose più belle che mi è sempre piaciuto e che piacque molto a Pierangelo, che lo inserì nel suo album Sedia Elettrica, è questa capacità dell'uomo di stupire e di stupirsi. Perché quando l'uomo comunque perde questa capacità, cioè quando perde questo senso del meravigliarsi, perde anche un pezzettino del sogno del proprio essere bambino, ma anche una parte di quella che è la sana maturità, cioè che è la crescita dell'essere stato bambino. Quindi Luca Bonaffini in? Improvvisamente. Con gli occhi spesi ancora male, caduti dalla testa lungo il viale, cercando un fiore se si desta o se il mattino vale, il passo coraggioso che mi ha fatto alzare. Solitario davanti a un vetro senza sole, solleverà il sipario delle mie parole.
senza calendario o assenze di colore. La vita in fondo è solo una teoria di ore. E qualche volta un gesto ci sorprende improvvisamente, e qualche volta un volto ci cattura, e la lotta è dura, esplode poi di colpo questa voglia di vivere, e siamo luci in una notte scura, e già non è più niente la paura. Complimenti davvero. Sì, queste sono citazioni, alcune non sono le canzoni complete, perché mi piace l'idea di lasciare un pezzettino anche delle cose. Poi le canzoni complete, insomma, si possono anche ascoltare, soprattutto ai miei concerti. Ecco, giusto appunto, tu sei un artista a 360 gradi, perché non soltanto sei un musicista, un cantante, un compositore, un cantautore, uno scrittore, ne abbiamo già parlato prima del libro che hai scritto, però sei anche un regista. Sì, sono un regista teatrale, nel senso che comunque io prevalentemente ho scritto spettacoli di teatro canzone. E non solo per me, ma anche per altri, un omaggio a Gaber, uno spettacolo intitolato Nessuno è scomparso, ispirato a un mio album, ma non interpretato poi da me. E ho scritto insieme a Enrico Ruggeri uno spettacolo che tratta il difficilissimo tema dell'omofobia, che è uno spettacolo sulla storia di Dario Gai, che tra l'altro è un illustrissimo collega cantautore. E tante altre cose ho scritto e quindi anche diretto, nel senso che comunque spesso nel teatro canzone la parte autorale e la parte di direzione sono, ecco, sì è vero, comunque è assolutamente vero, sì. Sono riconosciuto anche in quanto questo, nonostante ci sia stato quasi un percorso autodidattico, no, di maturazione, ecco, però ho abbracciato 360 gradi l'arte in generale. Sì, sì, sì. Allora, prima di salutarci e di sentire la tua esibizione per l'ultimo brano, ricordiamo dove è possibile venire a vederti per le esibizioni live e soprattutto dove è possibile trovare il tuo album. Allora, relativamente all'informazione sul mio album, la cosa migliore è sempre scrivere sul mio sito, dove vengono date poi tutte le informazioni, quindi lì si trova anche l'email, ed è appunto www.lucabonaffini.it. E perché in realtà è stata fatta una scelta molto, secondo me, molto intelligente dalla casa discografica, cioè una distribuzione graduale, cioè l'album non andrà fuori per 15 giorni e poi scomparirà. E lo faremo sentire durante le presentazioni, i concerti, poi dopo andrà in distribuzione sicuramente negli store, là dove è possibile, e infine andrà anche in digitale quando tutti quelli che non saranno riusciti e non avranno avuto l'opportunità di averlo in formato fisico, lo potranno, insomma, possono anche attraverso queste nuove piattaforme straordinarie, insomma, ecco, che aiutano la musica a esistere ancora. Rispondo anche già subito all'altra tua domanda, e due appuntamenti molto, molto importanti entro l'anno che ci saranno. Uno sicuramente verso Natale, che stiamo definendo nelle mie aree, nel Mantovano, per concludere questo percorso, e soprattutto l'8 novembre a Cologne, in provincia di Brescia, al Teatro Cristoforo Torri, perché sarò in concerto dopo tantissimi anni con Alberto Bertoli, e quindi faremo questo spettacolo in cui attraverseremo la storia della caduta del muro di Berlino, prima e dopo, in maniera molto leggera e soprattutto musicale, perché sarà attraverso le canzoni di Pierangelo Bertoli. Allora, con che brano ci vuoi salutare? Io credo che l'hai citato per primo, e Chiama Piano, che è questa canzone che comunque ha portato molto fortuna anche a Pierangelo, ma soprattutto a me, perché allora venne cantata con Fabio Concato e fu una sorta di hit radiofonica, e poi perché contiene un messaggio bellissimo, che è quello che ti dice che fondamentalmente le distanze, se noi vogliamo, non esistono, e non è questione di un SMS, diremmo oggi, o di un'email, ma che ci riusciamo anche attraverso semplicemente il nostro volere, il nostro amore e un pensiero.
Benissimo, ringraziamo davvero Luca Bonafini per averci emozionato attraverso la sua voce, la sua chitarra, attraverso le splendide parole di queste canzoni che ovviamente mantengono vivissimo il ricordo anche di un altro grande artista, Pierangelo Berti. Grazie davvero Luca. Grazie a te Barbara, grazie a tutti voi. Chiama piano. Quando credi d'essere sola, sull'atollo in mezzo al mare. Quando soffia la tempesta e hai paura di annegare, chiama tu, chiama piano. Sai che non sarò lontano, chiama tu, chiama. Tra le righe di un giornale e quando tutto intorno è perso e hai finito di sperare, chiama tu, chiama piano, sai che non sarò lontano. Quell'attimo anche mio.